Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Matteo Messina Denaro e il vergognoso vocale contro Falcone bloccato nel traffico per le commemorazioni. Poi racconta anche di sua madre che al suo funerale desidera la banda musicale. Il servizio di apertura del nostro direttore Arturo Cantella. Io qua sono bloccato con le quattro gomme a terra, cioè a terra nel senso di non bucate sull'asfalto, e non si muove per le commemorazioni di San. Così il boss Matteo Messina Denaro, dopo il 23 maggio, giorno delle commemorazioni della strage mafiosa di Capaci, costata la vita al giudice Giovanni Falcone, esprimeva in una chat con alcune pazienti conosciute durante la terapia oncologica il suo fastidio perché a causa delle celebrazioni era rimasto bloccato nel traffico. Sentite questa, anche se io parlo a plurale, comunque, ma Sabina non è che sappiamo dov'è, non lo so, o dorme ancora, o chissà quel che fa, comunque questa telefono ne prende stamattina. E io qua bloccato con le quattro gomme a terra, cioè a terra nel senso non bucate, sull'asfalto, non si muove, per le commemorazioni di sta minchia. Porco mondo, imprecava nel messaggio registrato e concludeva: qui mi sono rotto i co di brutto. Messina Denaro non avrebbe rivelato alle donne la sua vera identità, raccontava loro della sua malattia e si confidava: mi sento abbandonato come un randagino con una gamba spezzata in mezzo a una pozzanghera durante questa notte di Natale. Tutto questo per me è lo squallido. E avrei bisogno di affetto, ma è giusto elemosinare affetto, diceva in chat. In uno dei messaggi il boss aveva anche raccontato di essere stato un imprenditore, di essere divorziato, e riferisce di un desiderio espresso dalla madre. C'è Anna, sarebbe la ragazza che sta assieme a mia madre. Ieri sera ha trovato un foglio scritto di pugno di mia madre. Si rivolge a me dicendo: quando sarò morta, al suo funerale, ma chi lo dice che io muoio dopo di lei? Lei non lo so, ma questo lo so io, commenta. Vuole la banda musicale che deve suonare un unico motivo, la marcia del Kaiser, quella che fanno a Vienna per il Capodanno. Quindi ora vuole sta cosa, allora si deve fare perché la volontà delle persone si mantengono. C'è Anna. Anna sarebbe la ragazza, la donna che sta assieme a mia madre. E ieri sera mi cerca. Ha trovato un foglio scritto di mia madre, di pugno di mia madre. Però non ci ha messo la data quando l'ha scritta. Mia madre non è. Non c'è con la testa, quindi non c'è, comunque non c'è messa stata per le. E scriveva un sacco di cose, però cose sensate. Cioè vuol dire che quando ha scritto questo foglio di carta era lucida. Comunque, il punto è che ad un tratto, alla fine, si rivolge a me dicendomi che quando sarà morta, al suo funerale, ma che lo dice che io muoio dopo di lei, lei non lo sa questo, ma lo so io. Quando sarà morta, al suo funerale, vuole dietro il suo funerale la banda musicale che deve suonare, sempre un unico motivo, la Jadesque Mars o la marcia del Kaiser, quella che fanno a Vienna per il Capodanno, quella finale, quella con il battito delle mani e tutte queste cose. E quindi ora vuole sta cosa, e quindi si deve fare perché le volontà delle persone si mantengono. Comunque, io volevo informare così, tanto magari vi fate una risata. Mia madre era così, un tipo estrosa, diciamo, nel suo modo di fare. Magari ho preso pure un po' da lei, non lo so. Comunque, qua mi sono rotto i coglioni di brutto. Ciao ciao, al momento. Una donna di 32 anni, Laura Didì, ha ucciso con un'arma da taglio la suocera Margherita Margani, di 62 anni. Il delitto è avvenuto a Pietraperzia, un paese dell'Ennese, nell'abitazione della vittima. L'omicida è già stata fermata dai carabinieri che stanno conducendo le indagini. Secondo una prima ricostruzione, la suocera avrebbe aperto la porta di casa alla nuora con la quale vi sarebbero stati frequenti litigi, che l'avrebbe aggredita in cucina con un'arma da taglio, un coltello,
Un paio di forbici. Un fendente ha raggiunto la vittima alla gola. La 32enne arrestata per l'omicidio della suocera il 12 luglio 2018 era stata vittima di aggressione mentre era incinta da parte del marito. Suo cognato ventenne sparò per difenderla contro il proprio fratello, il marito della donna, che la stava malmenando. L'uomo non venne ferito, ma il fratello fu arrestato per tentativo di omicidio. In quell'occasione la donna fu colta da malore e trasportata al pronto soccorso. La donna, assistita dall'avvocato Salvatore Timpanaro, madre di due figli, sposata con Francesco, figlio della vittima, che lavora in un'agenzia di pompe funebri, secondo i familiari soffriva di depressione, non voleva curarsi, ma da un anno e mezzo vivevano nell'inferno, dice. Suocera e nuora abitavano in due case limitrofe. Laura sarebbe andata a trovare la suocera per prendere un caffè insieme, ma durante l'incontro si sarebbe avventata sulla 62enne colpendola con un coltello, una forchetta e una forbice. Dopo, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe messa a cavalcioni sul cadavere della suocera fumando una sigaretta. Incidente ed incendio, un'autentica tragedia quella nel quale hanno perso la vita madre quarantenne e figlio ventenne che si trovava alla guida. Una notte macchiata dal sangue sulla statale 120 in territorio di Piedimonte Etneo. Due auto, una Fiat 600 occupata dai due familiari ed una Golf, sono entrate in collisione. Da lì la Fiat sarebbe stata avvolta dalle fiamme, non lasciando scampo al giovane. Ma nemmeno per la madre, trasportata d'urgenza all'ospedale Cannizzaro di Catania, ci sono state speranze. Sarebbe deceduta poco dopo l'arrivo in ospedale. Ad intervenire sul posto i vigili del fuoco, che hanno sedato il rogo e che hanno finito per l'inghiottire l'utilitaria. Sono i carabinieri chiamati a ricostruire in queste ore l'accaduto. Un'ulteriore denuncia arriva dal CODA Consi di Agrigento. Questa volta viene preso di mira il pronto soccorso di Agrigento attraverso un video denuncia girato dagli stessi componenti, che raccontano le carenze di una struttura che invece dovrebbe essere il fiore all'occhiello della città. Dove ci si arriva un immediato riscontro alle sue problematiche di salute, ma la situazione non è così. Il video di Giuseppe Di Rosa fa testimonianza di come la situazione sia drammatica e precaria. Il video e le immagini da sole dimostrano quanto sia eloquente e visibile la carenza della struttura agrigentina. Mia figlia a Venezia l'hanno buttata e di Agrigento. Gigi, che tutti questi ragazzi vanno a lavorare invece e ti aiuta la sanità. E lavora a Venezia. Assicata così, e io arrivi stamattina, dalle 6. In una Ciao. Non è giusto, già si già inga, ti faccio vedere perché c'è. Fallo tu con telefono e non passi. Beppe, sai chi c'è? Fallo col telefono e me lo passo. Guardi, capito, padre? Non posso entrare, non posso. Guardi, hai capito? Padre, così il telefonino mettilo. Guardi, poco fa sono entrata nel bagno. Io ho portato da casa la carta igienica. Sì, e il disinfettante viene lo spicco, se adesso non lo fa male. E gli ho messo la cosa nel gabinetto. Guardi dove sono andato io. Il bagno senza allora, carta igienica, le fazzolettine tutte a terra. Uno schifo qui. Messo. Sì. Allora, questo no, per fare. Sì.
Lo scempio che c'è. Da papà sono. Ma così vedere. Mia figlia a Venezia l'hanno buttata e si sta reggendo. Cici, che tutti questi ragazzi vanno a lavorare invece e ti aiuta la sanità. Ad Agrigento si è svolto un incontro dibattito organizzato dall'UDC sul tema Costruiamo Insieme, storia, presenza, futuro. Il nostro direttore Arturo Cantella. Insieme per un grande centro unito nei valori comuni, costruiamo insieme passato, presenza e futuro. Questo è il tema di un incontro politico che si è svolto ad Agrigento con il segretario nazionale dell'UDC Lorenzo Cesa, col coordinatore regionale Decio Terrana, la senatrice Maria Fida Moro e i rappresentanti del partito a livello provinciale e regionale. Ha portato i suoi saluti il coordinatore provinciale dell'UDC Fabio La Felice, il quale ha ringraziato i presenti augurando una proficua attività politica del partito al servizio del territorio. In rappresentanza delle donne è intervenuto l'avvocato Manuela Raneri manifestando pieno apprezzamento per il ruolo dell'UDC e delle sue politiche al servizio delle fasce più deboli. Quindi l'intervento della senatrice Maria Fida Moro, il quale ha ringraziato l'onorevole Cesa per il suo impegno politico, esaltando il ruolo della politica che deve risolvere i problemi e le necessità quotidiane delle persone più deboli. Ha concluso i lavori il segretario nazionale dell'UDC, Lorenzo Cesa, ringraziando Decio Terrana per il lavoro fatto in Sicilia. Durante il suo intervento ha auspicato Cesa una politica che possa affrontare con serietà i temi legati alle carenze infrastrutturali e ai problemi della sanità, della burocrazia e dell'agricoltura. Di rilanciare lo scudo crociato in questa regione, quindi rilanciare il mondo democristiano e riportarlo ad essere il grande partito che è sempre stato qua in Sicilia. Cosa ne pensa di questa nuova legge che hanno fatto in Consiglio dei Ministri su questa differenziazione tra nord e sud, questo nuovo autonomismo? Allora, prevista dalla Costituzione, approvata da tutti, ma tra il dire e fare c'è di mezzo il mare. Prima occorrono le risorse per poterla realizzare. Se vogliamo colmare il divario tra nord e sud, occorre prima intervenire per colmare attraverso interventi che devono essere fatti, la differenza che oggi vive il mondo, tutto il sud d'Italia con il nord. Come vi state preparando a queste nuove elezioni? In Sicilia si voterà in diversi comuni? Beh, intanto stiamo facendo campagna elettorale in Lombardia e nel Lazio, adesso la faremo anche nei comuni della Sicilia come in tutto il resto dei comuni d'Italia con il nostro simbolo, con lo scudo crociato, per riportare nei consigli comunali, nei consigli regionali persone di area cattolica che vadano lì a difendere i valori che sono dietro quello scudo crociato. Un giudizio su questi 100 giorni della Meloni? Assolutamente positivo, niente spot, ma stiamo impostando in maniera molto seria una politica che rispetta esattamente quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo detto nel programma elettorale, quindi sono molto ottimista per il futuro. I rapporti con la DC di Cuffaro? Oggi i rapporti sono buoni, abbiamo un gruppo in comune, ma noi siamo l'UDC, abbiamo un suo movimento, collaboriamo lealmente nell'interesse dei siciliani all'interno dell'assemblea regionale. L'obiettivo è di costruire un centro moderato dove possiamo stare tutti assieme, quei centrini che si sono costruiti in Italia. Oggi la gente ha la necessità di un centro che sappia interpretare le tematiche, i problemi, perché la gente non va più a votare, la gente è stanca, i giovani vedono i territori nemici, quindi dobbiamo creare un meccanismo virtuoso e
recuperando la tradizione democristiana, quella tradizione che metteva al centro l'uomo e i suoi bisogni. Oggi l'invito che farò nel mio intervento è quello di chiamare tutti i democristiani di buonsenso, tutti i moderati, di stare assieme per costruire una grande stagione politica e quindi un appuntamento con la storia, ma l'appuntamento con la storia sarà quello di mettere al centro le problematiche e le necessità della gente. La mia funzione è sempre la stessa, sono il portaborse dell'onorevole Cesa, perché condivido il modo pacato e gentile in cui si ricerca di nuovo che le persone arrivino al primo posto e non nei giochi di potere, ma nella realtà, come è giusto che sia. E oggi siamo qui riuniti, sono venuto anche il nostro segretario nazionale Lorenzo Cesa a dimostrazione di quanto l'UDC sia un cuore pulsante ancora in politica. L'UDC è stata da sempre, diciamo, il punto centrale, quei moderati che hanno sempre costruito con grande entusiasmo le cose importanti in Italia, e ancora oggi siamo qui per farlo ripartire, per dare nuovamente slancio a questo partito. Noi qui in provincia di Agrigento abbiamo fatto tanto, abbiamo tanti amministratori sia nei comuni che negli enti locali, quindi diciamo che da qui si parte per dare slancio in tutta Italia. Si voterà in 14 comuni in provincia di Agrigento, quale sarà il vostro indirizzo in questo senso? Ma noi, come ben sapete, siamo sempre orientati sul centrodestra, siamo quell'area moderata di destra che puntella sempre le amministrazioni per fare bene, quindi la nostra collocazione politica storica è il centrodestra. Allarme è rientrato in Sicilia per il possibile tsunami in conseguenza del terremoto di magnitudo 7.9 che si è registrato tra la Turchia e la Siria alle 2.17 della notte tra domenica e lunedì. Il Dipartimento della Protezione Civile, che aveva lanciato l'allarme per le regioni del sud, ha revocato l'allerta maremoto per possibili onde sulle coste italiane. La revoca è stata disposta sulla base dei dati elaborati dal Centro Allerta Tsunami. È ripresa regolarmente anche la circolazione ferroviaria in Sicilia, Calabria e Puglia, regioni nelle quali i treni erano stati sottoposti a scopo cautelativo a partire dalle 6.30 per la paura di possibili tsunami. Il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, nella notte scorsa ha monitorato la situazione. Il governatore si trovava in un albergo sulla costa catanese dopo aver partecipato ieri sera alle celebrazioni della patrona di Catania, Sant'Agata. C'è stata una piccola onda sulle coste del Siracusano, ma è stata leggera. Non si registrano danni, stiamo monitorando la situazione, dice Schifani, che fa sapere ai sindaci dei comuni interessati dalla preallerta di tenersi pronti in caso di ulteriore allerta. Notizie confortanti erano arrivate in precedenza anche dal Dipartimento regionale di Protezione Civile, che alle 8 conferma il cessato allarme. L'altezza di onda anomala misurata in Turchia dopo i violenti terremoti che stanno scuotendo l'area è molto più piccola del previsto e pari a circa 15 centimetri, aveva annunciato il direttore generale del Dipartimento, Salvo Cocina. Tuttavia i mareografi misurano successive onde, probabilmente causate da ulteriori scosse, pertanto l'allarme, pur ridimensionato, permane. Nessuno tsunami dunque. Tra incidenti, folle e commozione va avanti a Catania la secolare e tradizionale festa della padrona Sant'Agata, uno degli eventi religiosi che attrae più fedeli al mondo, una delle processioni più importanti e partecipate al mondo, tanto da essere stata dichiarata patrimonio dell'UNESCO nel 2005. La devozione e l'entusiasmo dei fedeli rendono questa festività unica nel suo genere, un vero e proprio simbolo della città di Catania. Servizio. Si è conclusa nella sede di Catania dell'Assemblea regionale siciliana la giornata del Presidente della Regione Renato Schifani in occasione delle celebrazioni per la festa di Sant'Agata, a ricevere il Governatore, il Presidente dell'AS Gaetano Calvagno, presenti anche il Vicepresidente della Regione, Assessore all'Agricoltura e alla Pesca Luca San Martino, l'assessore all'economia Marco Falcone e vari deputati regionali e nazionali,
Schifani e Galvagno hanno sottolineato la forte sinergia tra il governo regionale e il Parlamento siciliano. Il governatore ha manifestato il suo apprezzamento per la festa della Santa Patrona, assistendo con il presidente dell'ARS al passaggio della processione lungo la via Etnea. La festa di Sant'Agata torna a essere un momento di entusiasmo e di grande partecipazione di popolo, dopo il periodo della pandemia che ne aveva impedito la celebrazione nella sua classica veste. Ho apprezzato le parole dell'arcivescovo Renna con il suo richiamo al principio della legalità anche in queste giornate particolari, facendo riferimento ad esempio come il giudice Livatino e padre Puglisi, ma anche alla povertà che attanaglia tanti siciliani, ricordando l'impegno di Biagio Conte. Non possiamo non tenere conto inoltre della sferzata rivolta alla politica affinché si attenga ai principi di trasparenza. Questo quanto dichiarato dal presidente della regione siciliana Renato Schifani al comune di Catania durante la festa della patrona Sant'Agata. Fine settimana di incidenti a Piano Battaglia. Una 49enne agrigentina è scivolata su una lastra di ghiaccio e si è fratturata un gomito. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Fine settimana pieno di incidenti a Piano Battaglia, ferita una donna 49 anni di Agrigento che è scivolata su una lastra di acciaio e si è fratturato un gomito, un super lavoro insomma durante il weekend per gli addetti ai lavori. A Piano Battaglia il soccorso alpino e speleologico siciliano è stato chiamato a effettuare 31 interventi per altrettanti incidenti sulla neve, tra i più gravi quello accaduto appunto a una donna di Agrigento di 49 anni. Numerosi incidenti sono stati provocati da slittini pirata o da sciatori inesperti, 8 per malori causati in gran parte dalla scarsa preparazione fisica o dall'abbigliamento inadeguato e rimanenti per cadute autonome sulla neve ghiacciata. Lo scorso di weekend gli interventi erano stati 12, di cui 4 per gitanti travolti da slittini o da palette. La finanza mafiosa ha una brutta storia di usura e di estorsione. Presentato da Agrigento, il libro di Fabrizio Cuttitta, un romanzo di denuncia che narra una storia di prevaricazione e abusi. Vediamo. Finanza mafiosa, questo è il libro scritto dall'autore Fabrizio Cuttitta, che ha ricevuto anche il premio letterario Pier Santi Mattarella a Roma nel corso del 2022. L'iniziativa si è svolta presso il foyer del Teatro Pirandello di Agrigento, organizzata dal Centro di Cultura Scientifica Michele Foderà, diretto dal dottore Aldo Capitano. All'evento, che ha visto un'ampia e qualificata partecipazione di pubblico, ha partecipato anche il sindaco della città, Francesco Miccichè, il professor Beniamino Biondi, storico, Don Lorenzo Matassa, magistrato, Carlo Saladino, editore. Il libro narra di una brutta storia di usura ed estorsione, una storia vera, paradossale, di prevaricazione finanziaria. Purtroppo è un tema scottante che riguarda milioni di imprenditori cittadini italiani. Non per niente ho chiamato il libro con un titolo molto forte, La finanza mafiosa, perché mafia è cultura della prevaricazione. Anche le banche, quando prevaricano e usurpano il denaro degli altri, hanno comportamenti mafiosi. Quindi come si deve comportare un cittadino? Deve avere il coraggio di reagire, deve avere il coraggio di vedere bene cosa fa, di potersi difendere e di non accettare assolutamente il sopruso di contratti capestro che non sono mai negoziabili. Insomma, un po' difficile. Diceva lei che ci sono delle norme contrastanti anche a livello di Stato. Purtroppo la legislazione è viziata, perché pur essendo chiara viene coscientemente mal interpretata dai magistrati di merito, perché sono schierati dalla parte del sistema bancario che controlla l'economia dei vari territori. Per cui insomma, il dramma finanziario è proprio questo, cioè un imprenditore che subisce un torto del genere deve affrontare anni per arrivare in Cassazione con una magistratura che non vuole applicare queste norme molto chiare, perché controlla di fatto le banche, controllano i territori, quindi l'economia del territorio e quindi anche i tribunali. Lei nel libro cita qualche caso reale accaduto? Sì, racconta una storia di impresa vera che è stata caratterizzata non solo dall'usura ma anche da comportamenti estorsivi, con le prove con le ordinanze dei magistrati che si sono ripensati completamente il
le prime ordinanze che ammettevano i singoli reati, perché sono intervenuti i poteri forti e quindi, diciamo, i procedimenti si sono chiusi per un intervento poco urbano sicuramente. Quindi come gli è finita l'azienda? L'azienda non è fallita perché l'imprenditore ha le spalle forti, ma ha perso tanti soldi, ma è un grido d'allarme che va pubblicato perché va portato a conoscenza dei più. Questo libro è stato candidato al premio Campiello nel 2022, è stato premiato in Campidoglio a Roma al premio Presidente Mattarella. Giornata di trekking a Ribera tra le Gole del Lupo, il castello di Poggiodiana e la fattoria Bassa Corte. L'iniziativa è stata promossa da Visita Agrigento. Vediamo. La giornata sta andando molto molto bene, stiamo tornando a Poggiodiana dopo un bel po' di tempo, abbiamo scelto appunto questo periodo perché è il periodo in cui ci stiamo inebriando dei profumi delle arance di Ribera d'Oppa, anzi ne approfitto per ringraziare il proprietario di questo terreno che ci ha dato la possibilità di poter degustare qualche arancia. E siamo tra le Gole del Lupo e il castello di Poggiodiana, arriveremo all'esterno del castello, lo vedremo da fuori e sarà un'altra occasione di poter far conoscere un gioiello veramente importante del nostro territorio. Noi ogni domenica facciamo trekking, anche a volte di settimana, una volta ad Agrigento, una volta andiamo a Licata, a volte a Ribera, giriamo un po' tutta la provincia. Vediamo che tutti i nostri soci restano sempre molto soddisfatti, infatti spesso abbiamo il problema che non riusciamo a poter soddisfare tutti e chiudiamo presto le iscrizioni. Basta seguirci nelle nostre pagine Facebook ed Instagram, la pagina Visit Agrigento, noi basta che ci mandano un messaggio, poi manderemo il calendario su WhatsApp. Castello Poggiodiana, un posto che oltre alle arance ha una grandissima biodiversità. Oggi la giornata ci ha regalato questa bellissima cascata aperta, ma è un posto che ci dà storia e natura e non possiamo più che emozionarci. Oggi è giornata davvero stupenda. Qui troviamo tutte le piante tipiche della macchia, sia della zona umida sia della zona un po' più secca, quindi abbiamo trovato molto sommacco o dal timo selvatico, ci siamo divertiti a raccogliere vicino agli agrumeti le piante commestibili, quindi alcune brassiche o la senape, e quindi è stato molto bello anche per questo motivo. Giornata spettacolare. Siamo a Ribera, fattoria Bassa Corte, è nata 10 anni fa con un'idea diversa dal format classico di un agriturismo o di un ristorante. Noi volevamo concentrarci e non ci distaccheremo mai da questa idea proprio sulla fattoria didattica, quindi la nostra, diciamo, punto forte sono gli animali, le varietà di animali che abbiamo, l'approccio a questi animali, che sia dal punto di vista etologico che metodico. Oltre a tutti gli animali classici da fattoria, diciamo quelli allevati da sempre per le varie produzioni, mucca, asino, cavallo eccetera, abbiamo anche alcuni esemplari tipo dei daini, cammelli, degli uccelli particolari come le gru, i gufi reali, il corvo imperiale, diversi tipi di fagiani, delle tartarughe africane giganti, il marà chiamato anche lepre della Patagonia, insomma ci sono un po' di animaletti. Produciamo miele, è l'unica nostra produzione animale, di origine animale, insomma questo. Ospitiamo le famiglie ogni weekend, sia in inverno con un pranzo abbinato, mentre in estate c'è una cena più rustica qui in fattoria stessa all'aperto, che è molto più carino, diciamo, con l'ambiente più tipico, quindi famiglie nel weekend, scuole, gruppi durante la settimana, anche feste di compleanno a tema, questo è il grosso. In occasione del 20° anniversario della sua scomparsa è stata intitolata a Domenico Graceffa la tribuna centrale dell'Esseneto di Agrigento. Ci racconta tutto Carmelo Lentini. È stata ufficialmente intitolata al compianto professor Domenico Graceffa la tribuna centrale dello stadio Esseneto, una cerimonia sobria alla quale hanno partecipato la figlia Rosanna, i nipoti Marco e Sergio Penna, l'amministrazione comunale capeggiata dal sindaco di Agrigento Franco Micichè con l'assessore allo sport Costantino Ciulla. E non sono voluti mancare tanti ragazzi di allora cresciuti sportivamente e sotto il suo vigile occhio. La cerimonia è avvenuta sabato scorso e sono stati tanti gli sportivi che non sono voluti mancare a questo importante avvenimento.
Una targa ricordo è stata posizionata nella tribuna VIP della tribuna centrale e un grande pannello con foto ed una lettera ai nipoti dentro gli spogliatoi. Ed ora spazio alle interviste. Sì, oggi siamo qui, proprio nella tribuna coperta dell'Ospedale Sanito, finalmente sono riuscito con questo intento, siamo riusciti quindi a intitolare questa tribuna a un uomo che per Agrigento ha dato tanto, un uomo di sport come il professore Careffa, ha partecipato a tantissime competizioni sportive da giovanissimo, è anche stato compagno di squadre e di giochi di mio padre, che è stato uno dei primi portieri dell'Agri. Penso che è il minimo ed è doveroso quello che noi, amministrazione comunale, stiamo facendo per un uomo così importante per la nostra città. Quanti ragazzi sono cresciuti proprio all'ombra di Mimmo Careffa? È stato docente per tantissimi anni. Ma io potrei dire che quasi tutti i ragazzi grigliandini sono passati sotto Mimmo Careffa, anche io quando mi sono dedicato all'atletica, ma un po' tutti, perché lui oltre che a dedicare l'impegno sportivo nelle ore proprio di lezione mentre faceva il professore di educazione fisica, poi dedicava anche il suo tempo libero a educare sportivamente i ragazzi, quindi è stato un punto di riferimento penso per tutta la gioventù argentina. Anche lui è stato un campione sportivo. Sì, è stato un campione sportivo, ha partecipato a tantissimi sport, calcio, pallacanestro e altro, non ricordo, atletica leggera. È stato un personaggio sportivo poliedrico. Qui abbiamo la figlia del professore Mimmo Careffa, Rosanna. Ecco, che ricordi ha di suo padre? Sicuramente ce ne saranno tantissimi da svelarne. Intanto potremmo passare almeno una settimana in compagnia se io dovessi raccontare tutti i ricordi che ho di mio padre, considerato che sono stata figlia unica, quindi depositaria di tutte le memorie. Mio padre, fra l'altro, e anche mia madre del resto, erano due persone che tenevano molto alle memorie. Infatti ho a casa centinaia, per non dire migliaia, di foto antiche di tutte le epoche, tanto che 10 anni fa, quando c'è stata la ricorrenza dei 10 anni della dipartita di mio padre, ho pensato già di utilizzare un po' di questo materiale producendo un libro che raccontasse la sua vita da sportivo e le sue tre fasi di calciatore, insegnante, sempre di educazione fisica, e allenatore della studentesca. La studentesca è stata una società che mio padre ha fondato nel 1954 e che ha avuto campioni in diversi decenni. Negli anni 60 Fasulo, Lucia, grandi campioni siciliani che hanno partecipato anche ai campionati nazionali e si sono sempre ben piazzati, anche Zambito e tanti altri, dovrei fare degli elenchi troppo lunghi. E questo negli anni 60. Fasulo era un saltatore con l'asta. Pensate che si allenava in questo campo, perché questo campo è stato anche ospitato i campionati studenteschi di ogni anno di tutte le scuole della provincia e poi anche tutta l'attività dell'atletica leggera di queste società sportive. Anche lui è stato un campione sportivo. Sì, nel senso che da giovane intanto aveva partecipato rappresentando Agrigento nelle gare nazionali. Si sa che nell'epoca, nel ventennio, si esaltava la figura dell'atleta, del maschio italiano, e quindi papà ha partecipato, mi raccontava, in molte regioni italiane, magari le più strane.
triathlon di nuoto e bici, prove di qualunque cosa, ma lui eccelleva in tutte le attività veramente, perché aveva doti fisiche e una passione al di sopra del normale. Oggi è una giornata molto felice per me, un po' perché ricade in questa ricorrenza dei 20 anni della morte, e ricordarlo fa sempre piacere, sicuramente ricordarlo in questa manifestazione festosa come quella che è stata, ecco, l'intitolazione di questa tribuna, ma era un'intitolazione che si è fatta un po' aspettare, però alla fine sono contenta del risultato che abbiamo ottenuto e che finalmente questa figura, anche il nome del professore Gareffa e la curiosità di capire qual è stata la sua vita, una vita intera dedicata allo sport, da quando era bambino e fino, possiamo dire, a pochi giorni della morte. Lui, ecco, ha sempre vissuto e parlato di sport. Ecco, Antonella Attanasio è stata un'allieva del professore. Che ricordi abbiamo di quegli anni? Ma sicuramente i miei ricordi sono bellissimi. Io ho avuto il privilegio di averlo come allenatore, e il privilegio di averlo collaborato come tecnico, quindi sono stata parecchio tempo impegnata da lui, ho imparato veramente tanto. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Calcio Serie D, si affrontano due delle migliori formazioni del campionato, Locri-Licata, e finisce 2-1. Arturo Cantella. Conferenza stampa post gara Locri-Licata, c'è mister Romano, l'allenatore della squadra siciliana. Mister, un buon Licata in una partita equilibrata, questa forse è l'annata dell'Locri, visto che il gol è arrivato all'ultima azione utile. Ma io non so se sia l'annata dell'Locri, so solo che in due partite che abbiamo giocato contro il Locri, sia all'andata che al ritorno, abbiamo sempre cercato di fare sempre una buona partita, abbiamo sicuramente... meritavamo qualcosa in più in quelle due partite, sia all'andata che oggi. Purtroppo siamo una squadra giovane, alcune volte nei momenti cruciali della gara, sia in fase offensiva che in fase difensiva, vedi l'ultimo secondo della palla inattiva, ci siamo fatti prendere con poca esperienza, però la squadra ha fatto una grande partita, ha palleggiato bene, è arrivata diverse volte sotto porta, abbiamo mancato la palla del 2-1 a nostro favore, una ripartenza loro poteva costarci anche cara, però direi che tutto sommato io non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, perché avevano fatto veramente qualcosa di buono oggi. Mister, la mia ultima domanda, la partita è stata molto corretta, però ci sono stati dei momenti di tensione, è soprattutto corretta, nell'intervallo. Cosa la partita cosa è stata corretta, a parte secondo me, adesso lasciamo stare il risultato, una terna arbitrale proprio imbarazzante, sia il guardalinee che l'arbitro. Credo che il primo gol del Locri mi sembra che sia stato su un calcio d'angolo regalato, perché mi sembra che Ficarra abbia calciato e ha strozzato la palla, è andata fuori, la guardalinee gli ha dato l'angolo. Però come dici tu, è stata una gara molto equilibrata, noi abbiamo fatto un grande possesso palla, abbiamo sempre giocato, cercare di giocare da dietro, abbiamo costruito, abbiamo avuto delle occasioni, però ritorniamo con l'amaro in bocca e senza punti. Anna Maria Implatini, Quotidiano del Sud. Mister, se la sua squadra fosse una macchina per la tessitura, le direi che buon telaio, complimenti. Oggi le chiedo, non potendola guardare ogni domenica, quelle giocate repentine, quelle giocate pallavolistiche, quelle costruzioni veloci, sono per destabilizzare il Locri o sono una sua fattura? No, noi giochiamo sempre, cominciando sempre la manovra da dietro, cercando di saltare la prima linea offensiva e poi arrivare a cercare spazi davanti e direi che quest'anno abbiamo fatto un buon calcio, i risultati lo dimostrano, la classifica lo dimostra, consideriamo poi noi siamo una squadra giovanissima, giochiamo costantemente con 6 under tutte le domeniche, però a prescindere dalla giovane età sono ragazzi di una buona qualità e alcune volte manchiamo proprio nell'esperienza, che alcuni punti li abbiamo persi proprio per questo, perché nella fase cruciale di una partita, magari per l'inesperienza, abbiamo perso punti e buttato punti.
Ancora calcio, eccellenza, l'Acragas esce sconfitta 1-0 sul campo dell'Oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo. Carmelo Lentini. L'Acragas perde di misura sul campo dell'Oratorio Marineo. Sono di quelle partite che nascono male e finiscono peggio. Ed è così che l'Acragas è partito con propositi bellicosi. Alla volta dei Marineo, uscire con le ossa rotte dal rettangolo di gioco palermitano. Una punizione dal limite, velenosa e ben battuta da Maggio, supera l'incerta barriera biancazzurra e piega le mani al portiere Elezai. Ed è stato questo l'episodio chiave di una gara molto combattuta a centrocampo, che ha visto i padroni di casa molto motivati e reattivi. L'Acragas di contro non è quello visto alcune settimane addietro, brillante, complici anche alcune assenze importanti. Ciò ha contribuito a perdere lo smalto dei tempi migliori, facendo precipitare in un momento decisamente negativo. Né Giovalenna, che allunga in classifica generale, aumentando il distacco di un altro punto. Ma veniamo alla sfida di Marinea, che ha deluso i tanti tifosi al seguito del gigante, speranzosi in un risultato ben diverso. Inizio promettente della compagine dei Templi, che al terzo prova con un destro forte di Mannina a sorprendere il portiere di casa Cesai. Il vento soffia forte e le traiettorie sono quasi sempre imprevedibili e fuori misura. Acragas che mantiene il pallino del gioco e dal 21esimo un'incursione di Pavicic mette i brividi alla difesa di casa, ma è provvidenziale l'intervento dell'attento portiere di casa Cesai. Al 40esimo un brutto incidente di gioco costringe Sannasardo ad uscire anzitempo dal rettangolo di gioco, sostituito da Barone. Occasionissima per l'Acragas al 47esimo, con il pallone che va ad insaccarsi, ma sulla linea salva Colley. Nel secondo tempo il tecnico Terranova butta nella mischia Vitelli per dare maggiore incisività al reparto avanzato, ma al 60esimo ecco arrivare la doccia fredda. L'arbitro fischia una punizione dal limite in favore dell'Oratorio Marineo. Si presenta Maggio, che di collo pieno supera l'incerta barriera biancazzurra, e lo stesso portiere Lezai, che era proteso in altra direzione. L'Acragas cerca di reagire, ma lo fa sterilmente. È invece la compagine di casa a sfiorare il raddoppio con un'altra rasoiata su punizione del solito Maggio, ma questa volta il tiro è deviato in angolo. Al 66esimo si fa vedere Mansur in contropiede, che è ostacolato da un difensore, perde palla al momento di concludere. Non succederà più nulla, ma quella che attende l'Acragas è una settimana molto calda per ricucire innanzitutto l'umore e poi recuperare qualche infortunato. Adesso il calendario prevede 3 gare chiave per rilanciare le velleità del club biancazzurro. 2 sono interne e consecutive, rispettivamente con Sciacca e Paramonfalle, e quindi poi ci sarà il derby esterno con il Pro Favara. Il destino acragantino dipende da queste 3 prossime gare, lo si saprà tra qualche settimana. Ancora eccellenza, il Pro Favara vince contro l'Anis, il servizio di Giuseppe Moscato. Con una zampata vincente di Mattia Retucci, l'ex di turno, la Pro Favara espugna il Tomaselli e conquista l'intera posta in palio. 3 punti che permettono ai ragazzi di Gaetano Catalano di rimanere saldamente al terzo posto in classifica nel campionato di eccellenza ed accorciare sull'Acragas seconda. Una sconfitta che forse penalizza più di quello che si è visto in campo la formazione nissena di Alessio Sferrazza, che si è dimostrata intraprendente proponendo un buon calcio e producendo alcune occasioni da gol, prontamente stoppate da Eire e compagni. Il gol arriva a tempo praticamente scaduto con il guizzo vincente di Mattia Retucci, che insacca a distanza ravvicinata su preciso traversone del sempre ottimo Lapiana. È stata una partita molto dura, loro sono dimostrati una grande squadra che sicuramente non meritano la classifica che hanno, però ci hanno messo in difficoltà già dal primo minuto. Noi avevamo avuto tanti problemi in società in settimana, voglio dire, per quanto riguarda infortuni e squalifiche, ma
già da come abbiamo lavorato in settimana non abbiamo cercato alibi e siamo di qua a fare la nostra partita. Ci vuoi raccontare il tuo gol? Ci ho capito ben poco perché l'arbitro ha dato il recupero, allora noi siamo ripartiti. Calogero ha messo questa palla in mezzo che sembrava lunga, ho cercato di allungarmi e ci ho arrivato con la punta del piede. 9 di volte su 10 va fuori, per fortuna è quella giusta. Una dedica particolare? Beh, sicuramente non vengo da un anno bello personalmente perché l'infortunio al ginocchio, l'intervento, la voglio dedicare a tutte le persone che mi sono state vicine, come la mia famiglia, la mia ragazza e a loro. La Profavara era scesa in campo in formazione rimaneggiata dopo una settimana difficile con il post partita con il Mazzara che aveva portato infortuni e squalifiche. Problemi che mister Catalano è riuscito a contenere trasmettendo ai suoi ragazzi quella fiducia in se stessi che hanno fatto poi vedere in campo. La partita ha visto una Nissa intraprendente, decisa e padrona del campo. Il gioco è stato disturbato da un forte vento che ha vanificato diverse occasioni da ambo le parti. La Profavara ha comunque saputo ribattere contenendo le minacce dei nisseni e mostrando una buona tenuta. Sapevamo che era una partita difficile a prescindere dalle assenze perché non mi piace parlare delle persone che mancano, non l'ho mai fatto, siamo come ha detto prima anche sabato in intervista un gruppo importante, siamo tanti nella rosa, tutti ragazzi che meritano di giocare e credo che oggi abbiano fatto una grandissima prestazione. È vero che la prima parte della gara è stata una gara un po' diversa, anche dettata pure dal vento che non si poteva giocare un granché a calcio, ci sono state pochissime occasioni, invece la seconda parte della gara devo dire e faccio i complimenti ai ragazzi perché abbiamo saputo soffrire, la Nissa ci ha messo a volte anche in difficoltà e all'ultimo siamo riusciti con una zappata di ridurci, di vincere questa partita che per noi è importante e fondamentale. Lo aveva detto nell'intervista di sabato, troveremo una Nissa forte, disposta a tutto e dobbiamo dirlo chiaramente, vi ha messo in difficoltà. Assolutamente, la Nissa come ho detto prima è un'ottima squadra, rispetto al girone d'andata ha cambiato anche tanto, ha cambiato modulo. Devo dire che oggi ha fatto anche un'ottima prestazione, dall'altra parte noi siamo stati bravi come ho detto prima a soffrire, abbiamo avuto poche occasioni rispetto a tutte le altre gare e forse nella seconda o la terza occasione siamo riusciti a fare gol nei minuti finali. Questo per noi è un motivo anche di orgoglio perché vuol dire che la squadra ci ha creduto fino alla fine, adesso bisogna recuperare un po' qualche acciaccato e da martedì penseremo alla prossima partita. Partiamo dal presupposto che oggi questa vittoria per noi vale molto di più rispetto a una semplice vittoria perché avevamo 4-5 giocatori importanti fuori tra squalifiche e infortuni e due in campo che praticamente hanno fatto delle infiltrazioni. Questo non è un alibi, però fa capire la forza di questo gruppo che anche con queste defezioni praticamente abbiamo portato un risultato importante. Devo dire che oggi è stata una vittoria diciamo all'ultimo sospiro perché alla fine la Nissa ha fatto bene, cioè non ci ha fatto giocare, ha creato tantissime occasioni da gol, devo essere sincero, il pareggio sarebbe stato forse il risultato più giusto perché sono sempre coerente nelle mie dichiarazioni. Primo tempo piuttosto equilibrato con i padroni di casa che cercano di fare la partita, poche le occasioni veramente pericolose. Nel secondo tempo i nisseni si fanno più intraprendenti e cercano di chiudere l'incontro ma trovano una Profavara forte e decisa che contrabbatte punto su punto. Nel finale, quando tutto sembrava portare allo 0-0, arriva la zampata vincente di Mattia Retucci, il numero 9 sfrutta al massimo l'assist della Piana e insacca. Entusiasmo alle stelle per la Profavara che continua il suo buon campionato e accorcia la distanza con l'Acragas. Tanta delusione invece in casa della Nissa e non poteva essere altrimenti.
Un primo tempo di studio, un secondo tempo all'attacco perché volevate chiudere la partita e poi il gol, diciamo così, rapina di Retucci, mister. Sì, sì, noi anche il primo tempo abbiamo prodotto diverse palle gol e purtroppo non l'abbiamo fatto e alla fine siamo stati puniti. Abbiamo prodotto diverse azioni sia sulla fascia destra che sulla fascia sinistra e quando le partite le tieni in bilico fino alla fine capita che poi prendi il gol alla fine e resta l'amaro in bocca. Penso che comunque se ci sia una squadra che doveva vincere era la Nissa, sotto gli occhi di tutti. Ripeto, mi dispiace tantissimo per i miei tifosi, per i miei dirigenti e per i miei ragazzi, però penso che abbiamo espresso un buon calcio. Basket a 2, la Fortitudo Agrigento batte Cantù ed entra nella storia. La salvezza non è ancora matematica, ma dopo le due sconfitte in trasferta era importante vincere, specialmente dopo l'impresa sfiorata a Milano. Arturo Cantella. Impresa della Fortitudo Agrigento che batte il Cantù 79-74 nell'anticipo della 20ª giornata del campionato di Serie A2 di pallacanestro, svoltosi nella giornata di domenica alle ore 12. Gli agrigentini allenati da Davis Cagnardi hanno avuto la meglio sulla capolista guidata dall'ex CT della Nazionale Azzurra Meo Sacchetti al Palamongata di Porto Empedocle, decisivo con la spinta dei tifosi agrigentini, prestazioni da sottolineare per i padroni di casa che hanno anche attraversato momenti difficili nel corso della partita, ritrovandosi a soffrire e rincorrendo Cantù per tutto il secondo quarto, ma al rientro dagli spogliatoi sono stati in grado di offrire delle triple di Grande e Ambrosinne, i rimbalzi di Marfo al sacrificio di tutto il roster da centrare un successo importante e per certi versi storico. La salvezza per la Fortitudo non è ancora matematica, ma dopo le due sconfitte in trasferta era importante per la squadra del coach Cagnardi invertire l'andamento e riconquistare la fiducia. Questi parziali 17-16, 14-21, 13-14, 18-23 per arrivare al finale con la vittoria della Fortitudo per 79-74. È stata una partita, lo sapevamo tutti, che sarebbe stata una partita difficile perché la forza di Cantù non era solo nella storia, solo nel nome, ma nel fatto che arrivava comunque la capolista, quindi la squadra che in questi mesi aveva dimostrato di essere più solida e continua rispetto alle altre pretendenti al salto di categoria. È chiaro che noi, dal nostro punto di vista, giustamente credo, abbiamo provato a caricarla oltremodo. Perché? Perché era così che noi potevamo pensare di riuscire a giocarcela alla pari con una squadra come questa, perché tramite l'entusiasmo, tramite l'adrenalina del nostro pubblico, di un Palamoncada che, come avete visto, era gremito e si è fatto sentire, sapevamo di poter comunque opporci a Cantù, che sicuramente rimane tuttora una squadra migliore della nostra, però loro lo sanno, sono tutte persone esperte, tutto lo staff, giocatori di alto livello. È un campionato difficile, è un campionato dove si incontrano squadre anche anomale dal punto di vista della struttura. Noi stessi siamo una squadra così, difficile a volte da inquadrare per queste squadre. Che dire, adesso anche per rispetto chiaramente ai nostri avversari, sicuramente ci prendiamo una giornata di festeggiamenti, sono molto contento per i ragazzi, però cerco di tenere il profilo basso perché è stata una vittoria importante e che ci dà soprattutto due punti in classifica. Detto questo, per quanto mi riguarda la testa è già a Roma, abbiamo una trasferta difficile contro una squadra che è in forte ascesa, quindi ci prendiamo oggi per giustamente festeggiare, come detto, domani per riposare, da martedì si torna in palestra e purtroppo è un campionato che non ci consente di tirare il fiato, il ritmo è incessante e di conseguenza c'è subito da pensare alla prossima partita. Volevo dire un'altra cosa, sono contento di essere qui a commentare questa vittoria. Mi sarebbe piaciuto e forse sarebbero dovuti essere qui Gabriele Moncada in quanto presidente e Cristian Maia in quanto direttore sportivo, perché se è vero che questa era una partita per una società come la nostra importante, perché è bello poter affrontare un pezzo di storia del nostro sport, credo che questo merito vada alla società, a quello che ha fatto in questi anni.
Io lo scorso anno non c'ero, quindi non ho mai potuto dedicare nulla a Totò Moncada, che fu il primo presidente che mi portò ad Agrigento 3 anni fa. Quindi permettetemi una piccola parentesi, voglio dedicare questa vittoria per il significato che ha al di fuori dei due punti a lui, e voglio dedicarla al mio presidente, voglio dedicarla al mio direttore sportivo, perché sono loro i fautori di tutto questo, e quindi è giusto che questa cosa gli venga riconosciuta. Poi per ultima cosa faccio i complimenti ai miei ragazzi, hanno giocato una partita gagliarda, e se noi pensiamo alla fatica che abbiamo fatto nei primi due quarti, siamo una squadra offensiva che in casa produce tanti punti, abbiamo finito il primo tempo a 31 con gli avversari che ben ci avevano inquadrato sia fisicamente sia per quanto mi riguarda tatticamente. Riuscire a ribaldarla non era per nulla semplice, loro sono stati veramente encomiabili, quindi faccio i complimenti a tutti i giocatori, sia chi ha giocato tanto, sia chi ha giocato poco, sia chi non è entrato, perché la settimana di lavoro per noi è fondamentale, e nella settimana di lavoro ci sono anche i ragazzini che poi alla domenica non entrano in campo. Abbiamo spostato l'equilibrio delle vittorie, non più vittorie che sconfitte, rimane comunque vivo il sogno, la speranza di raggiungere la griglia playoff, sempre alla nostra portata. Assolutamente, noi non ci nascondiamo, nel senso che è pur vero che la salvezza non è ancora matematica, e la matematica comunque regna sovrana in una classifica, quindi bisogna aspettare questa benedetta salvezza matematica, che significherà tanto per il tipo di squadra, per le aspettative che avevamo. Però non ci nascondiamo, siamo a buon punto per questo primo obiettivo, vogliamo a questo punto entrare nei playoff. Non sappiamo bene in quale girone, perché c'è una formula un po' astrusa, anche poco meritocratica se vogliamo dirla, ma non voglio aprire adesso una parentesi critica di polemica, perché non ci porterebbe a niente. Però noi vogliamo entrare nei playoff e vogliamo giocarci la possibilità con le migliori squadre di avere questo sogno che si chiama la 1, che ci interessa poco che sia o meno la nostra portata, noi vogliamo essere lì tra quelle squadre che se la giocano. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.